Buonasera a tutti, sono Maria Teresa della PS Zenzero, il Circolo Genovese che insieme a Ecoistituto Reggio Emilia e Genova ha organizzato questo ciclo di conferenze sulla transizione ecologica. Abbiamo cominciato a parlare di questo e a porci il problema di approfondire l'argomento alla fine, durante l'estate scorsa, all'inizio dell'estate. Avevamo cominciato a luglio. Durante le celebrazioni del ventennale del G8 di Genova, quando abbiamo invitato Francesco Gesualdi e Maurizio Pallante, e abbiamo cominciato a chiederci, leggendo l'articolo di Gesualdi per una radicale transizione ecologica, a chiederci qual è la transizione ecologica che vogliamo e come i soldi del PNRR possano essere impiegati per avere una reale transizione ecologica e non la famosa mano verde, di vernice verde sull'esistente. Per fare questo abbiamo invitato alcuni esperti sui vari problemi, e proprio perché, come dicevamo prima nella chiacchierata iniziale, oggi per seguire il dibattito politico oppure per fare gli attivisti bisogna avere delle informazioni tecniche più. Non bastano le idee, non basta andare in piazza con una bandiera rossa, ma ci vogliono proprio le informazioni, le conoscenze. E allora abbiamo chiesto a Ercolini, a Viale, a Nicola Armaroli, a Enrico Martini di approfondire questi discorsi. Nella seconda parte delle conferenze, all'inizio dell'anno, siamo arrivati a parlare del mare svuotato con Ugo Bardi o dell'architettura del paesaggio con Francesca Mazzini. All'inizio di marzo avremmo dovuto, con Grazia Francescato, che era anche l'8 marzo, parlare del contributo delle donne all'economia circolare, ma nel frattempo era scoppiata la guerra in Ucraina e questo ha stravolto la nostra scaletta. La settimana scorsa abbiamo parlato di un argomento veramente rivoluzionario, secondo me, e fondamentale per i prossimi anni, che è quello delle comunità energetiche rinnovabili. Abbiamo affidato l'approfondimento di questo a Katiuscia Eroe di Legambiente, lei si occupa proprio dell'energia all'interno di Legambiente, e a Pier Enrico Zani, nostro socio, oltre che fisico e esperto di fotovoltaico. Le registrazioni di tutte queste conferenze sono recuperabili sui nostri siti. A questo punto non mi resta che raccomandarvi con questo excursus siamo arrivati a oggi. E Luca Montanarelli è un agronomo, ha lavorato, dicevamo prima, lavora tuttora come consulente della comunità europea e forse riuscirà a farci capire cosa si intende con assorbire il CO2 nella terra, cioè coltivare in modo da garantire, oltre che i suoli restino salubri e validi, ma anche possano sottrarre CO2 dall'atmosfera. Non mi resta che raccomandarvi di porre le domande in chat, chiudere i microfoni e i video. Se non lo farete voi spontaneamente, lo farò io d'ufficio perché abbiamo verificato che è molto meglio. E passo la parola a Federico Valerio, non dallo Zenzero per oggi, ma eccezionalmente da casa sua, per presentare Luca Montanarelle e dare avvio alla conversazione. A te Federico. Bene, buonasera a tutti e in particolare a Luca Montacarnarelli che ha accettato il nostro invito a partecipare a questo incontro. Luca è, come è stato detto, è dottore in scienze agrarie e da tempo opera all'interno della Comunità Europea, in particolare si occupa di programmi di ricerca sulla salute del suolo nel Centro di Ricerca Comunitaria di Ispra. Ed è autore di moltissimi articoli sull'argomento. Quindi l'abbiamo invitato e lo ringrazio appunto di aver accettato questo nostro invito proprio per parlare di questo argomento.
Io per introdurre l'argomento stesso vorrei che Luca ci raccontasse che cos'è il centro di ISPRA, Centro di Ricerca della Comunità Europea, perché probabilmente non tutti lo sanno. Lui opera da anni in questa istituzione e quindi è l'occasione per farci spiegare che cos'è, come funziona, dove si trova, di cosa si occupa questo centro. Prego, Luca. Grazie dell'invito e grazie dell'introduzione. Sì, io sono Luca Montanarella, lavoro alla Commissione europea in un servizio della Commissione che si chiama Centro Comune di Ricerca. Cos'è il Centro Comune di Ricerca? La Commissione, come sapete, nell'ambito dei trattati europei, la Commissione è l'organismo esecutivo che ha anche il compito di proporre tutte le iniziative legislative su scala comunitaria. Dunque, quando vi è un regolamento o qualunque legislazione proposta dalla Commissione al Parlamento e al Consiglio, che sono i due organi di codecisione dell'Unione Europea, il Centro Comune di Ricerca ha il compito che queste proposte legislative, tutte le proposte di regolamenti, abbiano una valida e solida base scientifica e di dati e di informazioni oggettive. Questo è estremamente importante per la Commissione perché poniamo un accento fortissimo sulla base scientifica di ciò che proponiamo, nel senso che vi è un'enorme attenzione in tutte le proposte legislative di avere l'evidenza scientifica che giustifica la proposta. E Importante questo. dunque il mio lavoro in particolare, io mi occupo di suolo ormai qui alla Commissione da 30 anni. Nel mio ufficio, che è l'Ufficio Europeo per il Suolo, è quello di fornire ai colleghi degli altri servizi della Commissione che si occupano invece della parte più politica, cioè delle proposte legislative e poi dell'attuazione dei regolamenti e delle direttive comunitarie, tutte le informazioni necessarie riguardanti il suolo. Ora, il suolo entra naturalmente in tantissime diverse politiche Certo. comunitarie, dunque non solo nella politica agricola comune, ma anche in tantissimi altri ambiti politici, il cambio climatico, il nuovo Green Deal, tutta una serie di pacchetti legislativi che hanno a che fare col suolo. Mi sembra che la cosa interessante della comunità europea, intanto questo contributo scientifico, vorrei chiederti, ma poi la scelta politica tiene conto dei vostri pareri? Quindi, insomma, non è frustrante la vostra attività, perché questo mi sembra estremamente importante. Puoi dirci qual è la tua esperienza in merito, sulle tematiche ovviamente E che tu conosci? sicuramente all'interno della Commissione siamo estremamente rilevanti, nel senso che sicuramente i nostri colleghi che elaborano le proposte legislative tengono estremamente in conto gli aspetti scientifici e soprattutto le basi informative oggettive, cioè i dati che giustificano certe decisioni e certe proposte legislative. Il problema naturalmente è che poi su ogni proposta dopo vi si instaura un dibattito politico. Non è un problema, è una realtà, Certo. perché qualunque proposta ha anche poi delle ricadute che hanno una rilevanza politica e quel dibattito naturalmente non avviene all'interno della Commissione, ma avviene una volta che la Commissione ha fatto la proposta all'interno degli organi preposti. Sono a livello di Unione Europea il Parlamento Europeo, e il Consiglio, in quanto c'è un procedimento di codecisione, il Consiglio dove sono rappresentati i 27 governi dei 27 paesi membri. Cosa Dunque, per... interessante, scusa. prego. No, perché mi sembra la cosa interessante anche in questa del New Deal, insomma, Next Generation EU e come dire, tutti questi temi complessi in qualche modo che interagiscono vengono presi nel loro insieme per cercare di affrontare in modo completo, come si dice, multidisciplinare adesso, no? Questa cosa. Poi adesso parleremo poi più in dettaglio del tema terreno, ma mi pare che anche questo è un aspetto importante, che all'interno del lavoro che voi fate si tengono presenti tutti gli aspetti che in qualche modo interagiscano per poter poi fare le scelte politiche migliori per l'intera comunità. Sì, il problema naturalmente è che molto spesso poi interessi settoriali prendono il sopravvento. Il suolo, essendo un tema, noi lo chiamiamo in inglese cross-cutting, cioè trasversale di tante diverse politiche e dunque con tanti diversi stakeholder, cioè tanti diversi gruppi di interesse che Interessi. hanno interessi spesso contrastanti, non è facile avere un approccio, diciamo, olistico, coerente sul tema. Questo perché gli interessi spesso non sono facilmente compatibili,
spesso è difficile trovare una via di compromesso e dunque non è una procedura facile, specialmente sul suolo, che è un tema estremamente, estremamente sensibile e estremamente difficile da abbordare a livello comunitario. Ecco, qui c'è un programma che penso sia stato già approvato, si chiama Farm to Fork, poi Moi ce lo traduci. Voglio capire che appunto è un obiettivo, che è un programma che entro il 2030 dovrebbe raggiungere importanti obiettivi. Ci puoi accennare a questa cosa? Tanto sì, cos'è il Fork? Il Farm to Fork è uno dei diversi programmi, o cosiddetti pacchetti legislativi o strategie, che compongono l'European Green Deal, cioè la grande visione presentata all'inizio di questa commissione, dalla commissione von der Leyen, di avere una visione verde del futuro dell'Europa, in particolare raggiungere la neutralità per quanto riguarda il cambio climatico per, la nostra, per il nostro continente. E il Farm to Fork è un elemento di tutto questo, è l'elemento essenzialmente di avere una coerenza. Ce lo traduci, scusa un attimo. Le nostre politiche dal momento della produzione degli alimenti fino al momento del consumo. E in particolare questo è correlato anche con aspetti di sanità pubblica. Tant'è vero che la direzione generale, i colleghi che si occupano della strategia Farm to Fork non sono quelli della politica agricola, ma sono quelli della politica per la salute pubblica, cioè la direzione generale per la salute pubblica, DG Santé, per dirsi in acronimo interno nostro. Perché appunto è correlato di avere alimenti sani, ecco, per un consumatore che consuma alimenti sani, partendo dalla produzione fino al consumatore finale. Ci puoi accennare a qualcuno di questi obiettivi? Naturalmente questo suolo ha un'importanza fondamentale, certo, perché suoli sani producono alimenti sani che di conseguenza hanno un impatto positivo. Tanto cominciamo a entrare un po' nell'argomento. Cosa intendiamo per suoli sani ai fini poi della suoli produzione? Suoli sani, questo è un concetto estremamente difficile da definire, perché dipende molto dall'utilizzo di un suolo. Certo. Nel senso, possiamo avere un suolo sano, fra virgolette, per costruirci sopra un'autostrada o un edificio, ma potrebbe essere un suolo non per niente sano per produrci pomodori. Ecco, certo. Parliamo della parte alimentare, che mi pare. Dunque, la parte dipende più molto da quello che sono le funzioni dei suoli, che è un po' al centro della politica della politica comunitaria sul suolo, nel senso proteggere non il suolo in quanto tale, ma proteggere determinate funzioni del suolo. Per quanto riguarda la produzione di alimenti, un suolo sano ovviamente è un suolo in grado di produrre alimenti sani. Alimenti sani vengono prodotti se il suolo prima di tutto non è contaminato, per esempio. Ma alimenti sani anche vengono prodotti se il suolo è in grado di produrre questi alimenti senza un eccessivo input di prodotti chimici, di prodotti agrochimici. Eh sì, mi pare che ci sia ridurre, no, l'uso di pesticidi, tanto per dirne un esempio. Sì, tutto questo è possibile se il suolo è sano. Certo. Okay? Faccio l'esempio dei fertilizzanti. Un suolo ricco in sostanza organica sicuramente avrà meno bisogno di un input massiccio di fertilizzanti sintetici, in quanto ha una sua fertilità intrinseca che può produrre quello di cui abbiamo bisogno senza l'uso massiccio di fertilizzanti sintetici. Uno degli obiettivi dell'Europa è quello di ridurre l'uso di fertilizzanti chimici e anche di pesticidi, giusto? Certo, e questo si può ottenere appunto utilizzando, se posso dire, misure intelligenti di gestione del suolo. E quindi qui entriamo misure intelligenti, termine. Prego. No, lo dicevo, quindi entriamo un po' nell'argomento più importante di questa serata, che è quello appunto del contenuto di carbonio organico nel terreno. Ci puoi spiegare cos'è il carbonio organico appunto in questo caso? Il carbonio organico è quello che normalmente chiamiamo humus, o chiamiamo sostanza organica, o diciamo la parte del suolo di origine, diciamo, biologica, essenzialmente materiali vegetali in un processo di decadimento che vengono, cosiddetto in termine tecnico, umificati, e diventano una componente fondamentale del suolo. Un suolo ricco in sostanza organica, ricco in humus, è normalmente un suolo particolarmente fertile, in quanto questa sostanza organica è il motore
che mette in moto, prima di tutto, la biodiversità nel suolo. Una delle questo cose è l'aspetto anche importante, no? Ecco, se vuoi dire qualche dettaglio. No, della biodiversità del suolo, che di fatto è un elemento poco noto. Sì, la biodiversità del suolo è qualcosa che si sta scoprendo solo adesso, nel senso che molto spesso vi è più biodiversità nel suolo che nel soprassuolo, nel senso c'è una ricchezza di organismi nel suolo enorme, moltissimi di questi organismi non sono stati neanche ancora identificati e studiati, questo perché è abbastanza difficile per alcune classi di microrganismi, in particolare i batteri, a essere identificati perché sono difficili da isolare. Questo suolo vivo è possibile solo se vi è la sostanza organica, perché è ciò che mangiano questi organismi. E dunque avere un suolo ricco in sostanza organica con una biodiversità molto sviluppata diventa un suolo particolarmente fertile e particolarmente... Questo è un fatto documentato, quindi noi sappiamo che è così, insomma, un terreno ricco di humus è un terreno che produce, ha una produzione agricola estremamente interessante, no? Certo. Ci confermi. Ecco, è alla base, è al fondamento dell'agricoltura prima della rivoluzione verde dovuta all'introduzione. Ma infatti, abbiamo qualche informazione su come è evoluto nel tempo. Parliamo degli ultimi, ma non so se abbiamo questi dati, degli ultimi secoli, dell'andamento del contenuto di sostanza organica nei terreni agricoli, magari italiani, se hai qualche elemento, oppure europei. Cosa ci puoi dire? È molto ben studiato questo, ci sono un'enorme quantità di dati che ha documentato come un suolo, diciamo, non antropizzato, non minimamente influenzato da attività umane, ha un suo contenuto di sostanza organica stabile, che è dovuto alla situazione in cui si trova, dunque al clima, alla vegetazione, una situazione stabile. Appena arriva l'intervento umano, che normalmente consiste nel mettere in coltivazione questi suoli, e dunque prima passo eliminare la vegetazione spontanea e dopodiché lavorare il suolo, nel senso ararlo o comunque smuoverlo. Questa lavorazione del suolo introduce una quantità di ossigeno che entra nel suolo e mineralizza la sostanza organica. Dunque automaticamente, quando si comincia a coltivare un suolo, si ha una perdita di sostanza organica per un processo di mineralizzazione. Mineralizzazione significa che viene ossidato parte del carbonio che va in atmosfera sotto forma di CO2. Questa CO2 che va in atmosfera, naturalmente, se uno riuscisse a riportarla nel suolo, nella sua situazione naturale, ha un effetto di mitigazione, per esempio. Vediamo proprio questo argomento. E da qui nasce l'importanza del suolo in tutto il dibattito del cambio climatico. E certo, perché tra i tanti serbatoi del carbonio organico, no? Noi abbiamo avuto anche una trasmissione dedicata all'uso degli alberi per come sistema di cattura e sottrazione di anidride carbonica dall'atmosfera. Penso che sia meno nota il fatto che ci sia quest'altro comparto, che è quello del terreno, ecco, che mi sembra sia uno tra i più importanti a livello planetario. Dimmi, se puoi darci qualche elemento più preciso. È il secondo come dimensione dopo gli oceani. Nel primo metro di suoli a livello planetario, a livello globale, abbiamo circa 1700 gigatonnellate di CO2 equivalente immagazzinato, che è circa il doppio, più del doppio di quello che è immagazzinato sulla superficie, nel senso da parte delle foreste. Dunque vi è molto più carbonio immagazzinato nel suolo che non nella parte superiore. Questa dunque, è la stima attuale? Sì, questi numeri che ci dai, ste danno le grandezze. Dunque è ovvio che perdere questa sostanza organica nel suolo, anche se parzialmente, significa emettere CO2 nell'atmosfera. Se invece usiamo pratiche agricole o pratiche di uso del suolo che aumentano il contenuto di sostanza organica nel suolo, automaticamente abbiamo un effetto di mitigazione del cambio climatico, in quanto riduciamo la quantità di CO2 presente in atmosfera. Perché senti, vabbè, qui si può fare anche una storia. Io, fino agli anni 50, io mi sono anche documentato, per esempio Genova, la nostra città, raccoglieva in modo differenziato di fatto la frazione organica e c'erano i contadini della pianura che venivano addirittura con treni merci a caricarlo per portarlo ai loro campi. Poi questa storia è terminata forse a metà degli anni 50, quando ha cominciato a essere presente, oltre
all'umido, che comunque veniva scartato, plastica e altri materiali non biodegradabili, e quindi certo, è finita questo episodio. Nel frattempo immagino che ci sia stata anche una grande disponibilità di fertilizzanti chimici che ha sopperito certo, alla carenza. Ecco, questa situazione, che poi corrisponde, l'hai accennata anche tu, alla rivoluzione verde, ecco, se ci puoi dare qualche elemento su questa. È stata una catastrofe questa. Quindi il tuo giudizio è negativo? Assolutamente, tant'è vero che la nuova strategia della Commissione nell'ambito del Green Deal, cioè la strategia sull'economia circolare, mette fortemente l'accento sulla raccolta differenziata, sul compostaggio, sul ritorno della sostanza organica dall'ambiente urbano all'ambiente rurale. Okay. Dov'è il problema in tutto questo? L'hai ben spiegato facendo l'esempio di come era organizzato precedentemente. Il problema è che spesso gli agricoltori non si fidano perché è andato perso il partenariato che esisteva tempo fa, che come hai appena illustrato, in cui gli agricoltori avevano un loro diretto contatto con chi raccoglieva la sostanza organica, gli scarti organici in città, e dunque potevano costruire una filiera molto corta, completamente controllata da loro, in cui potevano in maniera abbastanza, diciamo, con un certo grado di sicurezza, spandere questo materiale sui loro suoli. La situazione oggi questo è andato perso, dunque è necessaria una certificazione del compost che permetta di guadagnare la fiducia di cui c'è bisogno se un agricoltore decide di spandere sul proprio suolo, sul proprio terreno, degli scarti di cui non sa la provenienza e non sa la qualità. E a che punto siamo, secondo te? Siamo a buon punto sulla raccolta differenziata, siamo molto e sulla avanzati. Qualità tu hai il problema rimane la ricezione, diciamo, di questi materiali da parte del mondo agricolo. E lì abbiamo ancora, secondo me, molto da lavorare. Perché c'è diffidenza a questo punto, no? Prego? C'è diffidenza da parte degli agricoltori, mi pare di capire, nell'utilizzare o tornare in qualche modo all'uso del compost. Beh, spesso gli agricoltori vanno incentivati, ecco, in alcune regioni sono stati introdotti addirittura degli incentivi economici a utilizzare il compost, che è un po' un controsenso, dovrebbe essere anzi il contrario, però siamo disgraziatamente spesso nella situazione in cui bisogna incentivare l'agricoltore a utilizzare qualcosa che sarebbe in teoria la soluzione quasi a costo zero, in alternativa alla fertilizzazione con fertilizzanti sintetici, semplicemente perché c'è un problema di fiducia. Ci sono stati disgraziatamente diversi casi di frodi eclatanti sul compost, anche sul compost certificato, e questo basta uno o due casi di questo tipo. Quando sono successi questi episodi? Sono una cosa recente? Ah, ne sono successi diversi nei tempi, adesso vorrei entrare nei dettagli. Comunque è il problema di fondo. Però costruire di nuovo questo partenariato, come l'hai illustrato nella tua analisi storica, cioè come un partenariato su scala locale fra l'ambiente rurale e l'ambiente urbano nel riciclare la materia organica, è una delle strade proposte dalla nuova strategia sull'economia circolare. È fondamentale una buona raccolta differenziata, poi di fatto, no? Certo. Quindi una raccolta e anche, come dire, cercare di ridurre tutti gli, appunto, le plastiche e altre cose, tutti questi altri materiali fondamentale è la fiducia e la responsabilità di ogni attore. È chiaro che se noi nel compost ci buttiamo residui di plastica, buttiamo dentro di tutto, roviniamo tutto il sistema. Io ho visitato piattaforme di compostaggio, per esempio in Germania, mi ricordo una molto grande in Germania, che avevano addirittura fatto un piccolo museo attaccato alla piattaforma di tutto ciò che avevano trovato nella raccolta differenziata nella parte organica. Ho visto qualcosa anch'io. Ma di tutto, dai telefonini ai computer, a di tutto. Era veramente una cosa interessantissima. Da parte degli agricoltori c'è anche bisogno forse di cambiare le tecniche, no? Perché già accennato anche tu prima, tutto sommato l'aratura tende a ossigenare, quindi a mineralizzare la frazione organica, e quindi tutto sommato è un danno. Ecco, sì. Esistono anche pratiche agricole raccomandate a questo punto, sì, meno impattanti, diciamo pure? Sì, ce ne sono tante di pratiche agricole. Il problema è sempre che ogni pratica agricola che magari aumenta la sostanza organica può avere
degli aspetti negativi su altri lati. Faccio l'esempio, la più classica diciamo, tecnica è quella che va sotto in inglese la conservation agriculture, cioè la non aratura del suolo, la semina diretta sul suolo non arato. È possibile con le tecnologie esistenti. Molto spesso queste tecniche però richiedono, per esempio, un uso molto più intensivo di erbicidi totali, perché è ovvio che un suolo non lavorato sarà coperto da erbe infestanti e dunque è molto difficile fare la semina diretta. Dunque il primo passo normalmente è passare con un erbicida totale in modo da liberare il suolo dalle. E questo può essere un problema comunque. E dunque è un po' sempre, ci sta sempre da fare un bilancio di dove vogliamo, di come trovare una via di mezzo per aumentare la sostanza organica, ma allo stesso tempo non aumentare l'impatto da parte. Perché tutto sommato mi sembra che questa sia la rivincita dell'agricoltura biologica, che forse ancora, come dire, su cui si parla male, insomma, viene demonizzata, no? E invece anche questo mi pare un altro aspetto. Il fondo è sempre che naturalmente la rivoluzione verde che ha introdotto la meccanizzazione molto spinta, l'utilizzo di prodotti agrochimici, è stato essenzialmente il motore anche per una riduzione dell'intensità di lavoro necessaria. Nel senso, l'agricoltura biologica richiede più lavoro e Più dunque un lavoro, sì. costo maggiore. È ovvio che se abbiamo bisogno di una quantità maggiore di manodopera, è ovvio che Certo. ciò che produciamo richiederà di essere venduto a dei prezzi maggiori e dunque è ovvio che alla fine chi decide veramente su tutto ciò è il mercato. È ovvio che l'agricoltura biologica, che è sicuramente positiva per il suolo, sicuramente si basa, tra l'altro, sulla costruzione di un sistema basato su un suolo fortemente umificato, ricco in sostanza organica, ricco in biodiversità, però richiede un'intensità di lavoro molto maggiore, dunque è ovvio che i prodotti avranno anche un costo maggiore sul Perché noi, mercato. legati ai cambiamenti climatici e anche a queste, diciamo, pratiche agricole, vabbè, insomma, in qualche modo problematiche, abbiamo quest'altro problema che è anche di casa nostra, della desertificazione. Mi pare che la Sicilia, o comunque il sud d'Italia, abbia già questo problema. E la vostra attenzione, appunto, anche delle scelte europee, questo aspetto su cui e come si può intervenire eventualmente? Beh, O che scelte sono state fatte per evitare sicuramente la questo problema? desertificazione intesa come desertificazione, diciamo come dovuta alla siccità, cioè a un fatto climatico, Certo. è legata essenzialmente ai grandi cambiamenti climatici che sono in corso, okay? E che sono visibili a tutti. E Certo. questo è diciamo, un fattore di desertificazione che può essere soltanto mitigato attraverso una seria lotta al cambio climatico. Però se prendiamo la desertificazione come un concetto molto più ampio, ed è quello che applichiamo noi, almeno noi in Europa, che la desertificazione può essere dovuta anche ad altri processi. Possiamo avere una desertificazione dovuta, per esempio, alla contaminazione del suolo, possiamo avere una desertificazione dovuta, addirittura ci sono alcuni che pensano che sia una forma di desertificazione la cementificazione del Beh, suolo. certo. Dunque, se desertificazione è intesa come un processo ben più ampio che non semplicemente la siccità, è ovvio che allora abbiamo dei fenomeni di desertificazione molto estesi, non solo in Italia, ma in gran parte dei paesi dell'Unione Europea, che va sotto la denominazione ormai di quello che gli inglesi chiamano land degradation, cioè degradazione Degradazione del suolo. del territorio. Che questo vuol dire anche una diminuzione della produzione di alimenti poi alla fine, no? Cioè c'è tutto questo elemento che si mette in moto. Certo. Ecco, io, tornando al tema, ecco, ci puoi dare un'idea della misura, della quantità di anidride carbonica che si potrebbe, come dire, sottrarre all'atmosfera facendo ritornare appunto carbonio organico, come dire, in modo ottimale nei nostri terreni? Esistono delle stime, delle misure rispetto a questa, tanto per darci un'idea, insomma, è una scelta che si può fare e potrebbe incidere in modo significativo sull'aumento della concentrazione di carbonica in atmosfera? Incide sicuramente in maniera significativa. Quello che però non bisogna illudersi non è che applicando queste tecniche agricole o queste tecniche di gestione del suolo giustifica continuare con le emissioni attuali. Nel senso Ecco, che questo mi pare importante, questo tema, vero? uno dei grossi malintesi è pensare che attraverso tecniche di
immagazzinamento della CO2, per esempio, appunto nei suoli, questo possa giustificare continuare a emettere come stiamo emettendo. È ovvio che non si potrà mai pensare di mitigare le emissioni attuali attraverso tecniche, per esempio, di migliore gestione dei suoli. Quindi, si può aiutare a diminuire l'impatto, ma sicuramente il primo passo è ridurre le emissioni. Quindi i suoli, se gestiti in maniera efficace, possono contribuire come possono contribuire tante altre misure a mitigare il cambio climatico. Mi pare che siano previsti comunque dei incentivi economici a chi pratica un'agricoltura con, appunto, che permetta di sottrarre l'anidride carbonica dall'atmosfera, è così? Sì, è emerso un nuovo concetto, quello di carbon farming, cioè l'agricoltura del carbonio. Essenzialmente incentivare gli agricoltori a svolgere un ruolo essenzialmente di mitigare il cambio climatico attraverso un accumulo di carbonio nei suoli. Si può accumulare carbonio nei suoli fino al loro plateau, come dicevo prima, di stabile nelle condizioni naturali in cui si trovavano prima della coltivazione. Poi vi sono addirittura tecniche che permettono di immagazzinare ancora di più, oltre il limite naturale. Faccio l'esempio di una tecnica ormai molto alla moda, che è quella di incorporare il biochar. Il biochar sarebbe nient'altro i residui della pirolisi di materiali legnosi, ok? Quello che magari, se uno fa il barbecue, chiamerebbe carbonello. Ecco, questi materiali carboniosi stabili, se introdotti nel suolo, è ovvio che accumulano quantità di carbonio nel suolo al di là del livello stabile di materia organica presente nei suoli in condizioni naturali. Oltretutto il biochar ha anche dei meccanismi, diciamo, che facilitano proprio la fertilità, no? Sì, tra l'altro viene proposto che il biochar abbia anche un effetto fertilizzante, anche se non è dimostrato in tutte le condizioni. Sì, non è solo che appunto funziona anche come... Lì però il problema del biochar, come per il compost, è sempre lo stesso, nel senso è un problema di fiducia, perché io nel pirolizzatore posso mettere tutto, posso mettere materiali legnosi, ma posso anche metterci scarti di tutti i tipi, plastiche, copertoni, quello che voglio. Ed è ovvio che se non c'è un controllo qualità su quello che facciamo, difficilmente un agricoltore metterà del biochar di provenienza sconosciuta, non certificata, nel proprio suolo, perché una volta messo nel suolo non lo si toglie più. Una volta contaminato un terreno con dei materiali contaminanti, è estremamente costoso e difficile rimediare al danno fatto. E per aumentare questa fiducia cosa si fa? Anche qui non c'è, l'unica strada è avere un sistema di certificazione ben funzionante e soprattutto degli impianti certificati. Uno dei grossi limiti del biochar, quando è stato proposto, è stato che la proposta si basava su avere degli impianti molto piccoli, nel senso dei piccoli impianti, spesso addirittura a livello aziendale di pirolisi. È ovvio che quando si ha una moltitudine di piccoli impianti, controllarli tutti è molto difficile. Peraltro può essere chi lo produce poi lo usa a sua volta, vuol dire non sarà così stupido da contaminarsi. La tentazione di smaltire rifiuti in maniera poco costosa è molto forte. Ma su questo sei fiducioso oppure non riusciamo proprio, insomma? Siamo destinati a estinguerci per la nostra stupidità. Noi sul biochar siamo molto scettici, però è tant'è vero che non si è fatto grossi progressi. Ma credo che siano tutte cose che possono in futuro avere un ruolo se si costruisce anche un'etica intorno a ciò che si fa, e dunque alla fine è ovvio che tutto questo dipende molto da come noi ci comportiamo. Questo dipende dai comportamenti individuali anche molto. Vabbè, l'altra cosa era, come si è accennato, insomma, anche la nostra scaletta è stata in qualche modo sconvolta da questa questione della guerra, no? Che ha modificato tutto quanto, anche gli interessi. E stavo appunto, non so se era un tuo parere, perché vabbè, da una parte, come tu ben sai, l'Ucraina e la Russia è un granaio per tutto il mondo, d'altro canto producono anche fertilizzanti in grande quantità,
E tutto questo in qualche modo è anche tra l'altro fertilizzanti, vengono anche prodotti a partire dal metano. Insomma, quindi qui c'è tutta questa situazione in qualche modo che dovremo affrontare. Ecco, qui come hai qualche, secondo te, come sono messe le cose? Cioè, ecco, possiamo tornare a una forma di autarchia, a ritornare a produrre il grano, tanto per farti un esempio, che era una caratteristica dei nostri territori, che peraltro so che la stessa Europa, cioè l'Unione Europea, ci ha detto appunto non producete più grano, ve l'andiamo a prendere da qualche altra parte. Magari se questa cosa la sto dicendo in modo non corretto, se ci puoi accennare tu come stanno effettivamente le cose e in prospettiva cosa pensiamo di poter fare, secondo te, anche rispetto alle cose di cui si sta occupando a livello di là. Io credo che non si può ignorare il fatto che i suoli non sono tutti uguali. Okay? I suoli più fertili al mondo, che vengono descritti fra l'altro dall'iniziatore della scienza del suolo, che era un geologo russo dell'Ottocento, Vasily Dukhuchayev, sono i Chernozem, che il Chernozem sarebbero i suoli scuri, i suoli neri, che sono Neri. estremamente ricchi in sostanze organiche, estremamente fertili. I Chernozem si trovano tutti nelle grandi pianure dell'Ucraina e della Russia meridionale e negli Stati Uniti, nelle grandi pianure del Midwest. Questi sono i granai di tutto il pianeta. È lì che abbiamo i suoli più fertili che producono in una quantità talmente enorme che permettono di sfamare milioni di persone anche al di fuori dei paesi in cui si trovano. Dunque pensare a un'autarchia senza avere la base produttiva necessaria è assolutamente illusorio. Non si può pensare di produrre allo stesso livello come su quei suoli lì, sui suoli molto poveri, erosi, che abbiamo in gran parte delle regioni Stai italiane. parlando dell'Italia, appunto. E dunque, bisogna riconoscere che il pianeta è uno ed è un pianeta che ha dei suoli fertili in alcune zone e suoli meno fertili in altre zone. Dunque, se non ci si mette d'accordo, è molto difficile, avere una sicurezza alimentare per tutti, perché non si può pensare di produrre solo per se stessi se si ha un suolo estremamente fertile che produce molto di più di quello che è necessario per la popolazione locale. Tanto è vero che l'Ucraina e anche la Russia sono grandi esportatori Certo. di commodities, cioè soprattutto di cereali. Vabbè, del breve tempo, come vabbè, ovviamente ci auguriamo La che prima reazione è arrivino stata perlomeno. naturalmente rimettere in coltura tanti dei suoli che erano stati messi a riposo, È fattibile questo? rimettere in coltura aree che prima erano state messe a riposo nell'Unione Europea. E naturalmente espandere dove già prima si coltivava, ma non era più economicamente, diciamo, conveniente, espandere di nuovo le coltivazioni dove si coltivava già molti anni prima. Cioè non stiamo pensando di andare in zone naturali a coltivare, ormai queste non esistono più. Stiamo parlando di zone che erano state rinaturalizzate in quanto non economicamente valide per avere una coltivazione intensiva, che magari adesso vengono di nuovo riprese in considerazione per le prossime semine. Ma questa è una situazione contingente attuale, io direi non è sicuramente una soluzione di lungo termine. Posso chiedere una cosa al Prego, volo? Ci sono anche processi irreversibili, credo, no? Tipo la pianura padana, che è un noto suolo molto fertile, adesso è stata cementificata. Credo sia irreversibile il processo, no? Non si può tornare indietro. sì, è una delle grosse preoccupazioni la cementificazione, soprattutto in Europa, dei suoli più fertili. È un pochino storicamente giustificato il fatto che si ha la tendenza a cementificare i suoli più fertili semplicemente perché le grandi agglomerazioni urbane storicamente sono nate là dove c'erano i suoli più fertili per quanto c'era bisogno di sfamare la popolazione urbana. Dunque è ovvio che le grandi agglomerazioni urbane sono nate proprio lì dove i suoli erano più fertili. È ovvio che quando queste agglomerazioni urbane si espandono in maniera impressionante, come attualmente in molte parti d'Europa, in particolare anche in Italia, nella pianura padana, sui suoli più fertili, questo pone a lungo termine un problema, in quanto è ovvio che una volta persi i suoli, in quanto cementificati, non sono più adatti a essere coltivati. Però
La giustificazione per questo processo era che si poteva compensare la perdita di produzione con le importazioni da altre parti del mondo, e ovviamente questo è un argomento che adesso incomincia a essere un po' più difficile, e dunque c'è una grossa preoccupazione per questo, tant'è vero che c'è una proposta di legge in Parlamento già da tanto tempo, al Parlamento italiano, su questo tema, sul consumo di suolo. C'è tantissima attenzione, per esempio, anche dall'Agenzia Italiana per l'Ambiente su questo tema, dunque ci sono tantissime persone, soprattutto in Italia, ma anche in Europa, che si preoccupano molto di questo processo. E poi, ultimamente, fra l'altro, anche le grandi organizzazioni agricole stanno prendendo in considerazione questo aspetto, perché ovviamente sta sparendo la base di produzione di tante aziende. Senti, sul PNRR, con riferimento ai temi di cui abbiamo parlato stasera, sei già in grado di poter dare un giudizio? Insomma, stiamo facendo le cose ben fatte? Si può far meglio? Stiamo rischiando di perdere un'occasione? Perché poi, insomma. Io non do giudizi, no, vabbè, sicuramente, ma è una grande occasione per tutti e penso che si faccia il meglio possibile, è ovvio. Importante tenere a mente una visione di lungo termine, ovviamente, dunque la transizione ecologica, dunque l'European Green Deal è questo, cioè una visione futura di un'Unione Europea o di un continente europeo verde, con una visione molto di lungo termine, una visione per la prossima generazione, stiamo parlando della visione del 2050, cioè fra 2050. Sì, perché poi stanno venendo un po', come dire, tutti i nodi in qualche modo stanno convergendo, perché abbiamo la crisi climatica, che tutto sommato va avanti, perché poi l'anidride carbonica, nonostante tutti i piccoli sforzi che stiamo facendo, giorno dopo giorno aumenta. Appunto la desertificazione, i cambiamenti climatici che a loro volta possono incidere sulla produzione agricola. Adesso qui questi venti di guerra che, insomma, ovviamente ci auguriamo che finiscano appena possibile, e tutto fa che appunto queste grandi sfide non vengano accettate e affrontate e risolte. C'è da dire che io penso, se anche tu concordi, che l'Europa su questo, appunto con questo New Deal, indubbiamente, potenzialmente perlomeno, può veramente essere, diventare un punto di riferimento a livello internazionale per un cambiamento che immagino, dici tu se concordi con quanto ne penso io, che è obbligatorio. Insomma, noi per forza dobbiamo adottare dei cambiamenti, l'accennavi tu all'inizio, no? Cioè dobbiamo avere anche sistemi di consumo più sobri, probabilmente, no? Sia negli alimenti, ma non solo. Certo. Anche perché non vedo via d'uscita, sinceramente ne vedo con grossa difficoltà. Sì, e poi soprattutto un tema intergenerazionale, cioè nel senso è ovvio che la visione dell'European Green Deal è una visione dell'Europa per le generazioni future. Non a caso si chiama Next Generation. E dunque c'è l'assoluto bisogno di coinvolgere i giovani in tutto questo processo. È l'Europa loro che noi stiamo disegnando. Dunque, stai avendo dei riscontri rispetto appunto ai giovani? Se dal tuo osservatorio, insomma, coi contatti che hai un riscontro, se poi effettivamente la... Io credo, da quello che vedo, che ci sia un enorme engagement, un'enorme partecipazione da parte dei giovani in quello che facciamo. Magari anche parecchia delusione che non si faccia di più. E questa spinta a fare di più che a noi aiuta molto, perché avere una spinta a un sistema che ovviamente ha i suoi tempi, ha i suoi meccanismi, a fare di più, aiuta moltissimo. Dunque aiuta a avere una mobilitazione, aiuta a avere degli attivisti, aiuta a avere delle persone impegnate su dei temi che ci riguardano tutti. Questo aiuta tantissimo. Se parlo del suolo, per esempio, a noi manca in fondo una forte mobilitazione per proteggere il suolo in Europa, mentre abbiamo una forte mobilitazione che spesso si mobilita per il cambio climatico, certo, o per l'acqua o per la qualità dell'aria, il suolo viene spesso dimenticato, e dunque se non abbiamo una mobilitazione dal basso è difficile giustificare un'azione legislativa. Ecco. Bene. Ora abbiamo ancora un quarto d'ora, se ci sono già le domande, se non abbiamo qualche altro argomento che ti piacerebbe anche magari trattare. Ci sono un paio di domande in chat. Cominciamo quello, poi vediamo se andiamo avanti. Allora, due domande, le prime due le pone Pinuccia.
dice sarebbe utile capire bene che cos'è la Green Revolution e i disastri che ha generato in posti come l'India, eccetera, come sottolinea spesso Vandana Shiva. E la seconda di Pinuccia dice purtroppo ci sono impianti che anch'io ho visitato dove materiali estranei rischiano di finire nei compost, plastici, eccetera. Mi fermo a queste due? Sì, direi di sì per il momento, perché l'aspetto del riferimento con l'India, con altri paesi, mi pare importante. Sì, adesso io non voglio giudicare quello che si fa in India, ma sicuramente la rivoluzione verde, o cosiddetta una delle rivoluzioni verdi, perché poi l'agricoltura, la storia dell'agricoltura ha avuto diverse rivoluzioni nei suoi 5.000 anni di storia, è stato il cambiamento di paradigma che ha permesso di aumentare in maniera esponenziale la produzione per ettaro, riducendo in maniera massiccia l'impiego di manodopera. Dunque è una rivoluzione che ha portato a un enorme cambiamento sociale, un enorme cambiamento economico, l'agricoltura da attività primaria, spesso col 60-70% degli occupati, certo, dell'intero paese occupati in agricoltura, siamo scesi a livelli di 4-5% occupati in agricoltura. Dunque è ovvio che la rivoluzione verde, vista come un aumento di produttività per unità di impiego, è stata una rivoluzione epocale che ha permesso di ridurre i prezzi, ha permesso di aumentare la produttività per ettaro. C'è naturalmente l'aspetto collaterale non irrilevante, che naturalmente ha l'impatto dell'utilizzo di queste tecniche sull'ambiente, sulla biodiversità, sulla qualità del suolo. E dunque è ovvio che adesso che abbiamo preso coscienza di questo impatto, tutta la discussione è intorno a come rendere questo sistema agricolo che permette a tutti di avere qualche cosa da mangiare, o meglio, dovrebbe permettere a tutti, perché poi ci sono problemi di mercato e problemi, distorsioni enormi sulla distribuzione, di mantenere anche una qualità ambientale accettabile per tutti noi. E questo è il tema grande della riforma della politica agricola comunitaria, della nuova PAC, dove tutti questi concetti sono fortemente messi in evidenza. Sì, penso che possiamo dire che la rivoluzione verde, appunto, ha dato questi aspetti positivi, ma è per come è stata strutturata, era destinata a non durare nel tempo, mentre invece noi dovremmo fare una nuova, o ritornare in qualche modo a forme di agricoltura che garantiscano la durata nei secoli a venire, perché poi, insomma, detta un po' così, sembra anche suonare un po' strano, ma secondo me... Sì, però dobbiamo comunque garantire che 10 miliardi di persone abbiano tutti l'accesso alla stessa qualità e quantità di alimenti. Questo è altrettanto fondamentale. E attualmente l'accesso è molto, molto, diciamo, squilibrato. Dunque, su questi temi c'è fior di documentazione, basta consultarsi alla FAO o dove si vuole. Dunque, è ovvio che tutto va bene, ma bisogna comunque sfamare 10 miliardi di persone e sfamarli con alimenti di qualità. Questo è la sfida. Forse è questa. Le stonature che denuncia spesso Vandana Shiva sono sul fatto che è stata introdotta senza tener conto delle realtà locali, delle abitudini, no? Ma in modo molto rigido, e quindi ammazzando quello che c'era. Che gli dava da mangiare a... Certo, però quando si hanno agglomerazioni urbane di milioni di persone, ci vuole un sistema di distribuzione. Capisco l'obiettivo dei 10 miliardi, però anche sapere dove si interviene è importante. No, certo, certamente. Ma che bisogna trovare una nuova strada, questo è ovvio, è evidente per tutti, io credo. Addirittura è evidente per i grandi complessi agrochimici. Noi siamo in stretto contatto spesso con colleghi che lavorano nell'industria privata e sono ben coscienti del problema. Dunque non è che non si è coscienti, bisogna però trovare una strada che garantisca, ripeto, alimenti di qualità e quantità adeguata per tutti, allo stesso tempo garantisca posti di lavoro, garantisca tutto un meccanismo, tutto un mondo che è basato su un sistema che va cambiato, ma va cambiato in maniera sostenibile. Non si può
chiudere. E non possiamo neanche aspettare, insomma, molto, no? Perlomeno per avviare il cambiamento. Assolutamente, ed è proprio per questo che insisto sul ruolo dei giovani. Certamente che non si può aspettare, perché magari possiamo aspettare noi, ma certo. In un discorso delle prossime generazioni non si può aspettare assolutamente. Sì. Certamente. Tenendo conto, ripeto, che il suolo che abbiamo disponibile su questo pianeta è limitato, non è espandibile, a meno che non si vuole andare a coltivare su Marte o sulla Luna, questi suoli hanno qualità diverse, ci sono alcuni suoli che sono più fertili, altri meno fertili, è ovvio che i suoli fertili vanno protetti e vanno soprattutto, la produzione di questi suoli deve essere accessibile anche ad altri, altrimenti non abbiamo possibilità di sfamare certo, tutto. Ma per quello che prima parlavo della pianura padana, poi c'è un intervento di Pinuccia, perché andando in Trentino, adesso sono un po' di anni che non vado, ma è allucinante la fila di capannoni costruiti, lasciati a metà, vendersi, no? Vabbè, questa è l'altra storia. Costruiti, desertificando quelle estensioni e per niente, vendersi. No? C'era qualche altra domanda? Scusami, io. Federico, scusa. Giuseppe chiede se è plausibile mantenere una produzione agricola significativa con l'agrifotovoltaico. Ecco, sì, era la domanda che volevo fare anch'io. C'è questa novità di questi ultimi tempi. Tu, qual è la tua opinione al riguardo? Io ho l'opinione di Luca. Luca, se hai qualche informazione al riguardo. Difficile dare opinioni. Posso soltanto dare una mia opinione puramente personale? Sì, assolutamente, certo. La mia opinione personale è che su tutto questo tema c'è un grande tema anche del paesaggio, okay? C'è un grande tema del capitale intangibile che è il paesaggio culturale, sì. Tutto quel capitale enorme, soprattutto per un paese come l'Italia che rischia di andare perso e non so se convenga perdere questo capitale a scapito di Era proprio di oggi in rete una foto della Sicilia. Un impatto devastante sì, sul paesaggio. Che poi non è anche per lui obbligatorio, perché la resa di un pianto fotovoltaico può essere anche di piccole dimensioni sui tetti, su quei capannoni che diceva Maria Teresa. Questo Sì. è un aspetto importante. So che ci sono comunque delle forme che possono essere conciliate, diciamo così, una produzione, no? Protezione magari Sì, di alcune ma colture con impianti, con credo che si fotovoltaici. possa già fare tantissimo utilizzando le superfici già Assolutamente, pianificate e sì. già edificate. Si può fare tantissimo, non c'è bisogno di coprire intere colline Sì, lì con. entrano fuori quegli aspetti speculativi che in parte hai anche accennato tu, no? Si torna Sull'aspetto un del costo. pochino però al discorso precedente, nel senso spesso la gestione di questi impianti richiede delle economie di scala che sono possibili su dei grandi impianti. Dunque dei grandi impianti sono in mano a grandi investitori Certo. e dunque è ovvio che il sistema probabilmente favorirà i grandi impianti più che i numerosi piccoli impianti. Questo è ripeto, qualcosa che bisogna tenere in E magari conto. approfondiremo questo argomento perché mi pare importante. Dunque, io ho ancora in chat un lungo intervento di Pinuccia che forse chiederei di esporre Di lei farlo a voce a questo a punto, sì. voce. Sì, scusa, facciamo un'eccezione per Pinuccia, ma c'è un Pinuccia, argomento. prendi la parola e raccontati. Sì, al volo. No, dicevo solo che il problema della pianura padana è collegato, secondo me, con lo spandimento dell'uso dei verdeggianti. E, oltre che della cementificazione, poi anche i mega allevamenti è quello che lasciano sulla pianura padana. E poi noi abbiamo assistito, perché li abbiamo invitati ai nostri eventi a Guastalla, a relazioni dei carabinieri forestali in particolare, lo potete comunque vedere su YouTube, i video del generale Pino Giove, che mostra appunto lo spandimento addirittura di fanghi tossici che venivano, proprio portati su questi terreni e venivano pure pagati gli agricoltori per prendere questi fanghi tossici. Insomma, sono dei video del comando generale dei generali carabinieri forestali dell'Emilia Romagna. E ricordo anche che noi a Faenza facemmo appunto una simulazione del Tribunale Internazionale dell'Ambiente
sull'uso dei pesticidi in agricoltura, perché in quella zona c'era un aumento incredibile, esponenziale insomma, sostanzialmente di tumori e di altre malattie correlate. E quest'uso era un uso, dalle testimonianze che noi abbiamo raccolto in una simulazione fatta col magistrato Postiglione, abbiamo potuto vedere come veramente questo uso era un uso sconsiderato proprio dei pesticidi. Stop. Non so cosa posso aggiungere. A questo punto stiamo arrivando anche alla fine, credo, sì, della nostra chiacchierata e ho paura che dovrò lasciarvi molto presto. Sì, no, va bene. Allora possiamo, se non ci sono altre domande, direi che possiamo chiudere qui. Io ringrazio Luca Montanarola del tempo che ci ha dedicato. Ti ringrazio. Sì, è stato un piacere, vi ringrazio. Sì, è stato altrettanto, è stato molto utile. Forse magari ci possiamo risentire tra un po' nella volentieri, prossima volentieri. edizione. Mi scuso se devo andare. Un minuto. Grazie dell'invito e mi ha fatto molto piacere. Sì, allora lasciamo a Maria Teresa, quindi ringraziamo tutti i presenti che ci ha seguito e Maria Teresa, oltre ai ringraziamenti per il ruolo che hai fatto, se ci dici il prossimo appuntamento, che poi è quello che con cui concluderemo questa prima tornata di incontri. Grazie Luca del tuo intervento preciso e poi appunto se nei prossimi mesi, fra un po' di mesi, torni e ci chiarisci come stanno proseguendo le cose, saremo contenti. Prossimo appuntamento sarà il 3 di maggio e sarà l'ultimo di questa serie con Mario Agostinelli, che credo sia fisico lui, laureato in fisica e poi ha lavorato nell'industria, è stato sindacalista. Era venuto allo Zenzero a presentare un libro sulla fisica dei quanti, come applicarla nelle novità della realtà di oggi. Torna adesso come presidente dell'associazione Laudato Si', un'alleanza per il clima, la cura della terra e la giustizia sociale. Chiederemo a lui quanto il PNRR stia realizzando una transizione giusta e vera. Con questo vi lascio. Ringraziando ancora tutti e dandovi appuntamento al prossimo mese. Grazie a tutti. Saluti a tutti.